la banda di Sonoma? Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa celebrazione del 2 giugno, festa della Repubblica e della Costituzione italiana. A breve avremo la possibilità di accogliere dall'alto i paracadutisti che scenderanno nella nostra piazza, ecco perché dobbiamo anche liberare il centro della piazza per consentire di avere un ampio margine di atterraggio. Ringrazio tutti voi, cominciare dalle autorità civili, militari presenti, tutti voi cittadini sarondesi, ci auguriamo che sia un momento di festa. Una volta che i paracadutisti avranno toccato terra, inizieranno le celebrazioni in veste ufficiali con l'inno che verrà suonato, l'inno nazionale che verrà suonato dalla banda cittadina, dal corpo musicale sarondese, e a seguire l'alzabandiera, il discorso del sindaco, e poi ci porteremo in corteo in Villa Gianetti di Roma, dove l'onorevole Ivonne Trebbi, ex staffetta partigiana, terrà il suo discorso e a cui tutti siete invitati. Cedo adesso la parola al presidente dell'associazione paracadutisti di Sarondo, Falciglia, che ci spiegherà e che ci chiede di introdurre a questa occasione, a questo lancio dei paracadutisti qui sulla nostra piazza della libertà di Sarondo. Prego. Grazie signor Sindaco, grazie a tutti per il privilegio e l'onore che ci avete dato di effettuare questo aviolancio. Nell'aviolancio salteranno 4 paracadutisti già campioni italiani di precisione, perché è un lancio abbastanza difficile come potrete immaginare, e porteranno il nostro tricolore, la bandiera del comune di Sarondo. E credo basta, non so perché li ho visti l'ultima volta mezz'ora fa, stavamo preparando queste due bandiere che comunque racchiudono il senso di questa giornata. L'elicottero è già passato sopra di noi, sta prendendo quota e credo che nel giro di 1-2 minuti la torre di controllo di Malpensa darà l'ok, si lanceranno da circa 1000 metri di quota, faranno un percorso sopra di noi, scioglieranno le bandiere e poi atterreranno qui. Questo è il sunto di quello che faremo e ripeto, grazie ancora per l'opportunità che ci avete dato di festeggiare insieme a voi la festa della Repubblica. Adesso attendiamo le ricordo. Vedete, è fuori proprio dall'elicottero, sta prendendo le misure e sta guardando quella manica vento che vedete nel centro della piazza tenuta dal paracadutista, che è quella che dà la direzione del vento, perché questi paracadute quando si aprono hanno lo stesso principio di un deltaplano e quindi bisogna che atterrino contro vento e prendano esattamente la direzione del vento per atterrarci contro e sostenere la portanza della velatura per fare un atterraggio in sicurezza.
dobbiamo avere un po' di pazienza, vi ripeto, non dipende da noi ma dalla torre di controllo, anche se si vede e non si vedono, hanno bisogno di determinati spazi di manovra in sicurezza per l'atterraggio, quindi gli uomini della torre di controllo devono tenere conto di questo. Adesso sembra che sia stato un po' inculato ancora, vediamo se è dietro alle spalle del Corso Italia il pilota in questo momento. Dovrebbe riattaccare dal Corso Italia, venire qua e dovrebbe lanciare, perché adesso comincia a salire un po' di quota. Sì, credo che ci siamo, la quota è quella giusta, sta entrando dal Corso Italia, venendo verso di noi in piazza, quindi dovrebbe avvolgere. Vediamo subito. Ecco, in questo momento, come vi dicevo prima, il capo equipaggio sta facendo il punto in considerazione della distanza, cioè dell'altezza e del vento che hanno stimato, e si sta preparando a dare l'ok e uscire per primo. Il terzo è colui che esce e apre, e il quarto a seguire. Manterranno questo ordine anche in atterraggio, perché è il primo dei paracadutisti, come vi dicevo, e due esperti, ma qui sono esperti tutti e quattro, perché vi ho già detto sono già campioni italiani di precisione. Seguirà un tracciato ideale che si chiama rotta per poter entrare esattamente nella piazza e atterrare nel centro. L'interesse sta facendo un'operazione che si chiama spiralare, cioè perdere quota, sta girando su se stesso, per scendere di più e controllare appunto il vento in quota e la rotta che dovrà seguire per atterrare. Ha liberato la bandiera tricolore, ecco la lì. Il quarto è stato subito. Vedete, il primo scende e gli altri frenano per aspettare che il primo scenda e vedere che rotta ha eseguito per effettuare l'atterraggio. Siamo quasi, siamo a meno di 150 metri, si porterà il fuori, farà un'ultima virata regolando il vento e l'altezza per atterrare poi esattamente nel centro. Il primo è Arnaldo Dalla, il primo paracadutista che atterra nel nostro tricolore. In questo momento sta
effettuando un'operazione di ferraggio, vedete che ha le braccia senza passare, quelli sono i freni, ma i comandi e freni.